Bagno di folla a Naro per i festeggiamenti in onore di San Calogero, il santo patrono. Il 18 giugno di ogni anno, giorno clou della festa, la statua del Santo Nero viene portata in processione dalla chiesa di San Calogero alla chiesa della Madrice con un carro straula tirato dai fedeli per mezzo di due corde lunghe ciascuna 100 metri. Tantissimi devoti presenti alla straula, provenienti da ogni parte della Sicilia, anche con autobus. E non dimentichiamo che durante i giorni della festa continua la benedizione e la distribuzione di pane votivo, grandi forme di pane che riproducono parti del corpo, bambini, a secondo della grazia ricevuta. Viva Dio e Santo! 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 Ci troviamo a Naro, sono in corso i festeggiamenti in onore del santo patrono di San Calogero, un bagno di folla, abbiamo anche assistito a dei fuochi d'artificio spettacolari. Con noi Giuseppe Petix, presidente provinciale AICS. Innanzitutto spieghiamo cos'è l'AICS. Grazie, buonasera carissima. L'AICS è un ente nazionale fatto dal ministro del lavoro Brodolini solo 60 anni fa, quando nessuno dei presenti, almeno noi, eravamo nati. Io ho risposto all'invito della delegazione dell'AICS di Naro, presieduta e rappresentata qua dalla dottoressa Melinda Todaro, che ha invitato sicuramente non solo me, ma tanti altri dell'AICS a intervenire e cercare di dare un contributo. Ieri c'è stata, grazie ai commercianti della piazza, sicuramente grazie all'amministrazione, una serata di tango argentino, proprio per cercare di arricchire con tanti spunti e tanti aspetti questa festa che è meravigliosa. San Calogero, io da uomo di Dio dico che è un santo dell'integrazione, un santo di colore. Quando spesso vediamo fenomeni di razzismo, dobbiamo ricordarci che noi in tanti luoghi della Sicilia siamo appunto devoti a questo santo, che sicuramente sa chiedere le grazie a Dio, perciò un santo al quale potersi affidare per intercessione. Tantissimi fedeli, tantissimi devoti, tantissima la gente che è arrivata in massa a Naro come accadeva prima della pandemia. Tutto questo è veramente bellissimo, bellissimo dal punto di vista religioso ma anche economico, non dobbiamo nasconderlo, perché Naro stasera sabato è strapiena. Assolutamente, io con grande sorpresa ho visto tanti fedeli che venivano ma non solo da Camastra, da Campobello, a piedi. E questo è stato per me una grande sorpresa, perché è un segno vivo di fede, ma soprattutto poi li hanno raggiunti qua il triplo dei loro parenti che sono venuti a prenderli, ma gustando e vivendo questa festa. Sicuramente per le attività commerciali è un grande respiro, ma un respiro soprattutto dopo la pandemia e a rivivere le nostre tradizioni. Io infatti voglio ringraziare sia l'AICS, la delegazione dei Cavalieri di San Giorgio, l'AICS, ma anche l'Istituto Regina della Pace che mi sta ospitando e mi sta facendo vivere questa nuova e bella esperienza. Quindi lei si presenti? Sì, io sono Melinda Todaro, presidente AICS Naro. Sono orgogliosissima di far parte di quest'ordine. Oggi una bellissima serata qua a Naro, siamo orgogliosissimi di ospitare tantissime persone, tantissima gente. Speriamo, questa è una grande occasione anche per i commercianti e tutto il resto. Ringrazio tutti per essere venuti qua, è stato un accoglimento molto spirituale. Si aspettava tutto questo afflusso di gente quest'anno? Perché all'inizio c'era qualche perplessità a causa del carnevale in concomitanza a Canicattì. Invece io sono di Canicattì, tantissima gente di Canicattì, e siamo qui a Naro per San Calogero. Infatti, dopo che abbiamo saputo di questa organizzazione a Canicattì per il carnevale, ci aspettavamo molte meno persone, però è riuscita alla grande, è colmo pieno di persone. Quindi mi fa piacere vedere Naro così pieno.
piena, così da prima del Covid, quindi non ci aspettavamo tutta questa grande accoglienza, veramente grazie a tutti. San Calogero e San Calogero, come si grida qui a Naro? Viva Dio e San Calò! San Calogero, questa è... noi comunque grazie per l'attenzione che date a queste tradizioni e a questa bellissima città, fulgentissima, la fulgentissima Naro.